Spostiamoci, come di consueto, in Liguria con Giulia Nicora per parlare della mimosa in un clima ormai quasi primaverile, con una mimosa pronta per festeggiare la giornata dell'8 marzo, occasione nella quale il ramoscello coltivato per il 90% proprio in Liguria sarà, come ogni anno, l'omaggio floreale più ricercato, il simbolo di questa festa. Clima ormai quasi primaverile, mimosa pronta per festeggiare la giornata dell'8 marzo, occasione nella quale il ramoscello coltivato per il 90% proprio in Liguria sarà, come ogni anno, l'omaggio floreale più ricercato a livello nazionale ed internazionale. La mimosa è una pianta originaria delle zone tropicali, introdotta in Europa a partire dal 1800 come pianta ornamentale. Temendo gli inverni troppo rigidi, si è adattata molto bene alle zone temperate, soprattutto dal ponente ligure, dove la floricoltura è un settore di punta dell'economia locale. Il fiore ha un colore giallo intenso e un profumo inconfondibile, mentre le foglie verde chiaro in caso di pericolo, per esempio se vengano sfiorate o la temperatura supera i 20 gradi, si ritraggono. E da questa forma di difesa ne deriva il nome scientifico Mimus, dal latino attore mimico. A livello nazionale, la Liguria, in particolare la zona di Imperia, con le sue circa 1500 aziende che la coltivano in modo ecocompatibile sui tipici terrazzamenti, è la massima produttrice di questo fiore, simbolo di forza e femminilità, che già i partigiani portavano in dono alle loro staffette e che non ha perso il suo ruolo di omaggio doc per la festa della donna. Siamo con Dino Rossi della cooperativa Tre Ponti. Dino, siamo nella settimana della mimosa. Come sta andando la stagione di questo fiore? È una stagione abbastanza normale, ha fiorito nel momento giusto. Pertanto diciamo che la stagione si conduce normalmente, magari c'è un po' meno produzione di altri anni per problemi che ci sono stati dalle perturbazioni di vento e di acqua che abbiamo avuto durante questa stagione. E dal momento che la mimosa arriva qui, che cosa avviene, che cosa succede? No, i ragazzi vanno per le campagne, raccolgono, portano qua. E qua ci sono delle signore che pensano a confezionarla nel modo come il cliente lo vuole, che si parte dalla busta classica da 500 grammi per 6 mazzi in un cartone, oppure clienti che preferiscono bustine già pronte per la distribuzione e che sono agevolati sulle vendite, piccole buste da un netto circa, che noi purtroppo tutto quello che facciamo viene classificato in un modo e la mimosa si classifica a peso in sostanza. E qual è il mercato di riferimento? Questa è una bella domanda, perché adesso sono già alcuni anni che la mimosa ha preso molto voga sui paesi dell'est e pertanto abbiamo tutta una prima parte della fioritura che va verso i paesi dell'est e poi dopo il classico Italia che viene portato tutto sulla festa dell'8 di marzo per la festa della donna. E abbiamo visto anche altri fiori, come sta andando la stagione? Ma in generale diciamo che la stagione non si può dire che non è buona, e a volte ci meraviglia anche per quanta richiesta abbiamo di prodotti, un po' in generale di prodotti. Io ne sono soddisfatto, mi fa piacere, perché dietro tutto questo ci sono mille sacrifici dei produttori, di piccole aziende che con quello ne fanno il loro rendiconto fine anno. Se è possibile che la stagione vanno bene, la gente vive anche meglio e ha più soddisfazione anche a lavorare. Come ha impattato purtroppo il Covid sul settore florovivaistico locale? Ma il commercio è totalmente una cosa diversa, perché nella nostra zona qua siamo molto a contatto con i mercati esteri e tanto prodotto va sui mercati esteri. Automaticamente ci sono dei mercati che loro non hanno mai fatto problemi su ricevere merce e di conseguenza ha sostenuto anche la produzione.
E non solo di mimosa, è il periodo anche della ginestra? Sì, diciamo che la ginestra è uno dei fiori basilari che per noi apre la primavera, perché la ginestra comincia dopo Natale, e il boom viene a gennaio-febbraio e poi di conseguenza si allacciano tutti gli altri fiori primaverili che stanno arrivando, cioè le piante la primavera la sentono e quando sentono la primavera vanno molto molto in produzione.